Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di domenica prossima, 7 novembre, 32esima domenica del tempo ordinario, anno B, è un brano del Vangelo di Marco, tratto dal capitolo 12, i versetti sono dal 38 al 44. Sembrano esserci due parti in questo brano di Vangelo, una che ha come protagonisti, diciamo così, gli scribi. Cosa fanno questi scribi? Questi scribi sono oggetto di condanna, scusate. Ecco, quali sono le caratteristiche che Gesù mette in evidenza di questi scribi? L'amore per l'apparenza, l'amore per la stima degli altri, l'amore per il primo posto e anche il fatto di ecco. Compiere una sorta di estorsione, diciamo così, verso i poveri e allora questo, questo, tipo, questo tipo di figura eh, rappresenta eh, una parte di noi no? il nostro pensiero per l'apparenza tutte le volte che la nostra mente è occupata principalmente dal pensiero che non siamo stati abbastanza eh, messi al centro, stimati o forse il disagio che qualcun altro prende il primo posto o riceve applausi qualcun altro, ecco d'altra parte viene presentata un'altra figura, quella della vedova. Capite bene che al tempo, diciamo, la protezione sociale che c'era verso le vedove era eh, molto più carente di quanto lo è carente anche al giorno d'oggi. E questa vedova eh, fa qualcosa di importante cioè mette nel tesoro del tempio e che era proprio all'interno, diciamo, dell'area del tempio, un luogo dove si poteva contribuire alle spese del tempio e alle esigenze dei poveri, ecco, mette tutto quello che ha. Aveva due monete. Ecco, due monetine dice la traduzione attuale della liturgia. E potremmo dire anche, no? Eh, ma avendocene due non ne poteva mettere una, cioè avrebbe fatto già un incredibile e straordinario atto di generosità, eh, visto che quella povera vedova aveva solo quelle due monetine. Ne avesse gettata una, avrebbe fatto qualcosa di veramente straordinario. Ecco, ehm, si può dare al Signore, sì si può dare. Si può dare il superfluo oppure si può dare tutto quanto si ha per vivere. Questa è una cosa che ci mette in crisi, perché sinceramente penso che tutti noi, se venisse una vedova a, a parlarci di una scelta del genere, tutti i soldi che ho li voglio mettere nel tesoro del Tempio, o qualcosa del genere, insomma, tutti noi probabilmente le avremmo detto di non farlo, che è una, una cosa sbagliata. Eppure viene sottolineato nel Vangelo come ciò, come colei che ha donato più di tutto. Beh, in realtà il Vangelo ci parla di qualcun altro che ha donato più di tutti, che è Gesù stesso. È lui che ha donato la sua vita, non ha donato del suo superfluo, non ha avuto problemi di calcoli, il padre non ha, diciamo, lesinato, non ha ricusato di eh, mandare il suo figlio e di permettere che venisse ucciso dagli uomini per amore, ha donato la sua vita. E questa logica è la logica che coinvolge i cristiani, che coinvolge tutti quelli che credono in Gesù. Quante volte ci siamo fermati a fare calcoli davanti al Signore e ci siamo fermati? Fermati davanti al Signore perché buttarsi troppo in Lui potrebbe essere pericoloso, perché il tempo che già diamo è già abbastanza, perché abbiamo bisogno di uno spazio, non so, per noi stessi, perché vogliamo da un certo punto di vista. Conservare certi nostri, certe nostre abitudini, certi nostri piaceri e così via, e su certe cose forse non siamo così disposti a tra virgolette, trattare, a metterci in gioco davanti al Signore. Allora, vedete, è anche un discorso di fede fino a che punto si crede che Gesù e il suo stile siano belli, siano decisivi, che il Vangelo sia vita, vita vera, che Cristo rappresenti per noi l'essenziale, colui che ci dà davvero la vita, colui che dà alla nostra vita una luce nuova, un accento diverso, di essere trasformata fino in fondo. Il Vangelo nel suo essere, passatemi il termine, scandaloso nel presentare un dono talmente grande e illogico di questa vedova, ci interroga qual è il nostro dono oggi. Anche perché noi a volte percepiamo la fatica di, eh, come dire, di agire cercando di vivere il Vangelo, cercando di fare la volontà di Dio. Uno fa un servizio in casa. Per i poveri o per la parrocchia, poi sente la fatica perché comporta anche difficoltà. Uno pensa di essere più generoso, non lo so, nell'accogliere un figlio nella famiglia, nel potersi impegnare nel poter vivere una vita spirituale con dei tempi più abbondanti e scanditi. A volte si ritrova con la stanchezza, a volte si ritrova con le difficoltà che magari uno aveva dato la propria disponibilità per fare del bene, e poi mh, per farlo ci sono una serie infinita di difficoltà in mezzo. In mezzo. E allora lì potrebbe entrare un'altra logica. Allora ho fatto tanto del bene, sto facendo qualcosa di importante, adesso voglio lo spazio per me, adesso voglio la mia parte. Adesso io vorrei che gli altri un poco mi guardassero, mi stimassero e io possa avere un po' dei miei piaceri. Qual è il problema? Il problema è che in una visione, però, del genere, c'è il rischio che il vero valore di quello che facciamo per il Signore e per gli altri consista nel fatto che poi ci possiamo riposare. Ecco, è come se l'atto stesso, il gesto stesso. Di vivere amando con tutto noi stessi, come abbiamo ascoltato la settimana scorsa, ecco, in se stesso non avesse tutto questo valore, c'è bisogno di un'altra gratificazione che venga dopo. Oppure che nel momento in cui stiamo donando, vivendo la nostra vita, cercando di viverla per il Vangelo, non siamo davvero noi stessi, non, siamo, non è davvero quello tempo nostro, ma sentiamo che stiamo facendo, diciamo, un ruolo o che quel tempo o quella vita non è davvero quella nostra, quella di che vogliamo vivere fino in fondo. E allora, ecco, nel accettare questa sfida che ci mette davanti al Signore, ringraziamolo, perché lui ha donato tutto se stesso per noi e ancora oggi noi possiamo vivere e essere felici di questo amore infinito. Ringraziamolo perché lui ancora ci mette davanti una vita, uno stile di vita in cui possiamo davvero assaporare la libertà la libertà del dono, la libertà dell'amore, la libertà del servizio. Lui non ci lascia soli con le nostre eh, frustrazioni o nei nostri, per così dire, stalli in mezzo alle nostre decisioni che non riusciamo a volte a prendere, alla fiducia più grande che non riusciamo ad abbracciare, ma ci vuole donare una luce. Non ci lascia comodi nella nostra mezza felicità, ma ci dice ci può essere una felicità più grande. Ci vediamo presto.